Giorgio a tutti ragazzi, e siamo qua. Terzo Grand Prix. Ma che è bellissimo! Oddio! No! E chi se lo sarebbe mai aspettato? Allora, il mio migliore amico mi aveva già detto: preparati una sorpresa là al menù. Ma non pensavo già così subito. No, comunque, già l'inizio è spettacolare. Allora, ragazzi, vi devo dire subito una cosa: non mi sono spoilerato niente, tranne una cosa fantastica, purtroppo. Mi sono spoilerato le skin di Crunch e di Coco del 2000 Mutanti con l'MV. Ma si può spoilerare una cosa del genere? E già quando l'ho visto quella cosa stavo già piangendo, come adesso quasi mi stava uscendo la lacrima. Già, veramente. Quella è già tantissima roba. Oh, non so niente, eh. Gran premio. Ah, ora ci sono. Bellino. Perché non mi faccio ITR? Tipo, forse appena la faccio, eh? Sì. Dogliti! Dagli studi di Activision, ecco a voi CTR TV. Ciao, io sono Chick. Io sono Su di Giri, amico. E questo è Stu. Oggi abbiamo un ospite molto speciale. Spero che i piloti siano pronti perché si tratta di una vera e propria testa calda. Questo draghetto viola che da testate usa la coda come frusta e sputa fiamme dalla bocca li abbaglierà. Sono pronto, farò scintille. Ah, e non finisce qui. Li ha sfidati tutti ad affrontarlo sulla propria pista personale. Sono così agitato che mi pruda tutto. Ehi, un momento, mi dicono che Spyro non sarà solo. Facciamo in fretta. Devo tornare da Bianca. Sono qui per battere Spyro di nuovo. Sentite la tensione? Perché io sto Beh. sudando. Vale anche per me. Ho una notizia Yeah. fresca fresca, amici. Vi Le presentiamo in macchine. esclusiva le nuove meraviglie dell'ingegneria che correranno sui nostri tracciati. La mia passione per la corsa è stata Bella. riaccesa. Comunque è tutto per questa edizione di CTR TV. Ora andatela fuori a bruciare l'asfalto. Che figata. Allora, raga, io non è che sono amante di Spyro. Però, porca troia. Troppo bello. Allora, io di Spyro conosco. Ah, bello. Pollo di Rex. Ho già sbloccato tutto, mi stai dicendo? Questi li devo leggere, quindi qua dovrò skippare tutto, raga. Prendo tutte le scorciatoie su cazzata. Cazzate sono. Vediamo il pit shop. Raga, guardate, 48.000. Minchia. Ma ci sono tanti personaggi o sbaglio? Ah, aspetta, fammi vedere. Ghost in Orc. Io ho giocato solo al primo Spyro, della PS1 tra l'altro. Però ho visto video di YouTube di. Bello! Di Enrico 0dix e Pepo. Piccolo Norm Goblin. Ma questo è nuovo sto personaggio, non l'ho mai visto, penso. Porca troia, ci sono quindi molto più personaggi. Grosso Norm Orco. Ovviamente mi comprerò tutto, ma. Ma questi sono nuovi, proprio nuovi nuovi, penso. Ma non dirmi che. No, ragazzi, sono Norm. Non ci avevo ancora. Non avevo ancora collegato. E acquistiamo subito, per forza. Sono piccolo Norm e grosso Norm. Kart. Lo voglio per forza. Bello il colore anche. Viola, Spyro mobile. Vai, vai. Ah, viola, Spyro il colore. Viola. Bellissimi. Allora, compriamoci. Pacchetto gemmi. L'adesivo che costa 500 non lo troverete mai da nessuna parte, raga. Tutti 3.000 costano, non so perché. Allora, gemma viola, bella. Belle, porca troia. Oh, ma questo aggiornamento. Inizialmente non volevo, tipo. Ero contrario sul fatto che c'era Spyro dentro. Però veramente così. È tanta roba. E ho risbloccato. Cioè, ho comprato tutto nuovamente. Ma l'altra cosa. Boh.
Come faccio a recuperare le cose che non ho preso negli scorsi Grand Prix? Allora, singola, vediamo l'ultima pista. Circuito di Spyro. Non l'ho ancora vista, ragazzi. Difficile. Come sempre. Sono un masochista. Vediamo i personaggi, allora. E Spyro? Ah, eccolo, eccolo. Allora, voglio utilizzare lui, intanto, no? Aspetta, intanto vediamo... Eccoli qua, guarda che figata. Vai, subito. Vediamo i colori. Viola. Beh, è bello così. E magma. Oh, belli. Non l'avrei mai detto. Ah, già, devo sentire pure le nuove cose che dicono. Ok. Telaio. Intanto vediamo quello che ho sbloccato qui. Allora, questo per forza, vediamo. Libellula. Sai che bella questa. Carte nasti. Ok. Dai, prendiamoci questo con lui. Vediamo le altre. Faccio un pochino veloce perché l'ultima volta ho visto, riguardate il video ed ero troppo lento. Faccio un po' veloce, poi quando sono per i fatti miei controllo molto meglio le cose. Le nuove ruote. Queste. Perdonatemi ragazzi, ma devo vedere un attimo. Crunch malvagio. Minchia, un punk proprio. No, ma è bello che hanno rifatto tipo la spalla come nel dominio su mutanti. Chi è un vero fan di Crash, soltanto chi è un vero fan di Crash può piacere queste skin, ragazzi. Guarda i denti. Se non sei un vero fan di Crash, bellissimo, bellissimo. Cioè, ma pure i vestiti. Anche qua le spine, uguale. Bello. Le orecchie a punta. Però mi assomiglia un po' a Crank, eh? La voce sì è bella, però non fare come a Crank che mi dà un fastidio. Dai. Vediamo sta pista, eh? Non la so. Allora, chi è un vero fan di Crash? Piace queste cose. Chi dice no, il dominio su mutanti è brutto, allora non ci deve essere nel gioco. No, perché? Fa parte di Crash, fa parte della storia di Crash. Cioè, significa che la Binox, cioè i nuovi sviluppatori, ci tengono al titolo proprio. Capito? Quindi non è morto. Una cosa che ormai, beh, è passata. No. Cioè, proprio è esistito. Ricordiamo alla gente che esiste questo gioco anche. Bello brutto che sia. Io voglio anche Visconti come personaggio, per dirvi. C'erano le casse. C'è le missili, no? Belli personaggi. E a tema Spyro 1. Meno male, perché io quello là conosco molto di più. Aspetta gli altri. Che bello. Cioè, sembra veramente di essere nel mondo di Spyro. Mi senti? Ah, sono trappole? Le gemme, non mi dire. Bellissimo. Cioè, a posto dei frutti Wump hanno messo le gemme. Un po' come hanno fatto con Skylander. No, ma io devo guardare tutto, io non posso giocare subito. La musica pure stile Spyro, eh? Per forza. Ricordo un pochino. Cioè, sembra un livello. Un livello proprio di Spyro. Un platform sembra. Invece no, è una gara. Ah, hai capito. No, devo vedere la libellula. Fai sentire l'audio. Bellissimo, ma ce l'ha solo lui o tutti in questa pista? Hai capito tu. Ora, bello o no che sia Spyro, a me piace sinceramente, però non come Crash, cioè. Però fatto così, cioè, veramente. Troppo bello. Cioè, ma sembra un livello platform. Che lavoro, cazzo. Cioè, ma qua la grafica è anche cambiata totalmente. Cioè, è da Spyro proprio, capito? Per forza, lo so, però... Qua, vabbè, la scorciatoia era evidente. Queste cose quindi sono tipo TNT. Ma sono così le TNT anche se le lancio io? O...
Sì, comunque stile Spyro 1, infatti per questo hanno messo uno Steam Nord. Che è sta roba? Mi immaginavo c'è un grill là, infatti. Bellissimo. No, è finita, di già è finita, non puoi. Non è finita. Ah, ma questi sono tipo i draghi che ha congelato lui, tipo. Lol. Ah, ma se esplode ti dai frutti bomba. Bello. No, è finito, mi piaceva un sacco. Stranamente, perché non è che sono patito di Spyro. Qua sembra comunque un pochino la parte di Crash Tag Team Racing, eh? Il primo livello del mondo incantato, delle favole. Madonna. Io poi ancora non ho toccato le trappole qua. No, no. Non so che non... Cioè mi viene distinto di andare là. Lo scorciatoio non ne ho visti, eh? Tranne quel coso, vabbè. Devo ancora capire se... Se anche nelle altre piste di CTR mi fa quella musica, la... Cioè c'è proprio Sparks come maschera. Che ci sta un botto comunque. Vedi? Mi viene distinto andare di là, perché non vedo la strada. Cadono gemme. Le farfalle, tipo, bello, bello, bello. Sì, ho riperso tempo. Riprovo, vediamo. Devo vedere anche le animazioni, anche quelle del podio. Soprattutto quelle di Crunch, porca miseria. Anzi, meno male che non ci sono tanti personaggi di Spyro. Perché sennò si riempivano di personaggi che non sono di Crash. Anzi, io mi aspetto di più Ripto che lui in Nasty North. Perché Ripto è stato un personaggio di Crash. In Crash Fusion. Dai, ora se non lo... Perché la prima volta mi è uscita sta scorciatoia? Non so quando monterò il video, ragazzi, anche perché già sto facendo un altro. Sto preparando un bel paio di cose su YouTube, eh? Non sempre, perché non sto caricando nulla, ma... Le assicuro che... Presto porterò delle belle chicche. Di caffè anche. Non succederà. Non mi ricordo che lo diceva, ma era un personaggio. Mi sembra Town. No, pezzo di merda. Dai, pezzo di merda. Vabbè. Sicuramente. Raga, vedevo le cose che ho fatto, eh. Ah, vedi che non era tutto sbloccato. Bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, allora, tanto esce perché devo fare altre cose e devo completare tutte le missioni. Ragazzi, questo video può finire qua. Mi piace molto di... Cioè, ogni Grand Prix è uno più bello dell'altro, veramente. Ci vediamo alla prossima. Non voglio allungare il brodo. Ciao!